Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Sono sempre di più i paesi che hanno adottato la castrazione chimica per i pedofili, indirizzata alla riduzione della libido e dell'attività sessuale. Si tratta di un mix di farmaci a base di ormoni che viene utilizzato come parte della pena per reati a sfondo sessuale in diversi paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Svezia e Norvegia. E negli ultimi anni è prevista anche dalla legislazione macedone e russa. In Italia viene invocata come pena di reati a sfondo sessuale da diversi esponenti politici, soprattutto dalla Lega Nord. Lei che cosa ne pensa? Sarebbe favorevole o contrario? Certo, certo, sono favorevole, sì, altro che... Così almeno non hanno più quel pensiero lì, non hanno più lo stimolo. Alcune associazioni hanno formulato una proposta di legge che prevede la cosiddetta tracciabilità del pedofilo, una soluzione che permetterebbe alle forze dell'ordine di monitorare il pedofilo una volta uscito dal carcere. Lei pensa possa essere utile? Sì, certo, può essere utile sì, perché bisogna tenere sotto controllo, perché la gente lì non sa mai come va a finire, perché lì non si guarisce, quella lì come fai a guarire? Non c'è una cura. Che cura i pedofili. Bisogna sicuramente stargli addosso, cioè dal momento che uno lo sa bisogna, non che stargli addosso, che bisogna perseguitarlo, però nell'ecito verificare quello che fa. Favorevole in certi casi naturalmente estremi, quando veramente le persone non sono controllabili, cioè sono recidive, come si dice. E alcune associazioni hanno formulato una proposta di legge che prevede la tracciabilità del pedofilo, una soluzione che permetterebbe alle forze dell'ordine di monitorarlo una volta uscita dal carcere. Lei è d'accordo? Sì, controllarlo sempre, sì, quello sì. Vuol dire che verrà seguito, che verrà quando esce dal carcere, non viene lasciato così a se stesso, dice. Allora sì, giusto. Secondo lei, al fine di evitare a priori potenziali stupratori e pedofili, è necessario cercare di offrire un'educazione, sensibilizzare a chi è diverso da noi, quindi ad accettare per un uomo la donna come essere alla pari, piuttosto che l'omosessualità, come tutti quelli che a volte vengono giudicati come diversi, ma che in realtà sono uguali a noi. Secondo lei un'educazione del genere potrebbe essere utile a evitare questo tipo di reati? Sì, potrebbe servire. Naturalmente fatta come Dio comanda, insomma, non è una cosa vaga o approssimativa. Quindi secondo lei non si tratta di una patologia in questo caso, o è qualcosa che può essere comunque, cioè qualcosa tra virgolette innato forse, o è qualcosa che comunque può essere tra virgolette aiutato e educato a questa? Sì, forse può essere controllato, può essere non dico tolto dalla personalità, ma potrebbe essere controllato e quindi ridotto, non so, annullato, ecco, perlomeno in qualche caso. Forse non sempre, sarebbe troppo comodo. Ah, io sono contrario a questo, però insomma non mi sembra una cosa da mettere in atto, ecco, assolutamente. Adesso che poi ci sia una pena per qualche cosa che viene commesso, certo, però fino ad un certo limite. Mi sembra eccessiva perché insomma è come la pena di morte per gli altri reati. In certi casi uno potrebbe anche dire, vabbè, potrebbe essere, però non la vedo giusta, ecco. Alcune associazioni hanno formulato una proposta di legge che prevede la cosiddetta tracciabilità del pedofilo, ossia una soluzione che permetterebbe alle forze dell'ordine di monitorarlo una volta uscita dal carcere. Pensa che questo possa essere utile? Questo potrebbe andare bene, certo. Potrebbe servire. Non è una forma di limitazione? Certo, no, secondo me potrebbe essere sempre monitorato, perché potrebbe ricaderci ancora. E secondo lei, al fine di evitare a priori potenziali stupratori e pedofili, è necessario sensibilizzare l'altro rispetto al diverso da sé, come vabbè, bambini omosessuali, oppure secondo lei non è questo il problema di fondo? Non è proprio questo il problema di fondo, perché anche sensibilizzarlo, se uno ha certe tendenze, non credo che le cambi, assolutamente. È una questione di educazione o di... Assolutamente no, perché non è una malattia, ma direi che è un eccesso di qualcosa, insomma.